Sono Tito Viola, il direttore della Biblioteca di Ortona, e vi presento la mostra Falsi di Razza, che è una mostra all'interno delle manifestazioni che l'amministrazione comunale ha voluto per il Giorno della Memoria. È una mostra che è fondata sull'idea delle responsabilità italiane per quanto riguarda la persecuzione ebraica nel ventennio fascista, in particolare dal 1938. La mostra è stata curata da Marcella Pantalone e Giulia Fonzi del Servizio Civile Nazionale qui in biblioteca e da Federica Montebello, che è la nostra esperta di letteratura per l'infanzia. La mostra si fonda sostanzialmente sull'esposizione di una rivista che nacque nell'agosto del 1938, che si chiama La difesa della razza, ed è una rivista che, con un linguaggio scientifico falso naturalmente, ma comunque con un linguaggio scientifico, dà origine alle motivazioni culturali dell'antiebraismo italiano. Sul suo primo numero, infatti, compare il manifesto del razzismo italiano, un manifesto firmato da 10 docenti universitari e intellettuali del periodo naturalmente fascista, nel quale si afferma che il razzismo è una disciplina scientifica e che quindi la popolazione italiana fa parte a tutti gli effetti dell'area ariana. Naturalmente sono tutte falsità, anche per allora dal punto di vista scientifico le razze erano già sostanzialmente inesistenti, tant'è che oggi non esiste l'idea di razza, ma questo manifesto scientifico dà origine dalla scusa al governo fascista a settembre-ottobre del 38 di promulgare le prime leggi antiebraiche del nostro Stato, che riguardavano per l'appunto la scuola, nel senso che venivano espulsi dalla scuola pubblica tutti coloro che avevano origini ebraiche. Questa è un po' l'idea di questa mostra. Questa mostra si accompagna con una ricca selezione di letteratura per ragazzi contemporanea, di narrazione per bambini, che permette ai più giovani di comprendere attraverso i racconti quello che è stato il razzismo antiebraico nella Seconda Guerra Mondiale, che ha portato purtroppo poi all'Olocausto. Nel corso della mostra sono esposti quasi tutti i numeri della Difesa della Razza, di questa rivista conservata presso la Biblioteca Comunale di Ortona, e numeri nei quali la scientificità di questi articoli porta addirittura a presentare Leonardo, a presentare Leopardi come dei grandi precursori del razzismo italiano. Naturalmente tutti elementi assolutamente improbabili dal punto di vista della scienza, ma utilizzando un linguaggio scientifico e un livello comunicativo di questo tipo erano per allora abbastanza convincenti. Quindi è un esempio di come la falsa scienza poi abbia determinato anche le tragedie dell'umanità.